nozione dell'equilibrio. Allora, dirla così tra di noi, cioè non è che io sia proprio la più adatta né a parlare di equazione, perché io e la matematica siamo le famose rette parallele che non si incontrano mai, fin dai tempi del liceo. Beh, e in un certo senso anche di equilibrio, perché pensate che io ho cambiato due università, nel mezzo ci ho messo una bella esperienza all'estero, giusto per scoprire il mondo, imparare una lingua, quelle cose meravigliose che si fanno a 20 anni. Poi sono entrata nel mondo del lavoro con un certo, direi un certo successo, con certe soddisfazioni, ma la mia permanenza media in una stessa organizzazione, diciamo, è stata di un annetto. Lo sport, parliamo dello sport. Io sono una grandissima appassionata di sport. Nella mia vita mi sono appassionata visceralmente ad uno sport per 5-6 mesi e poi via da qualche altra parte. Si può escludere, diciamo, forse la mia ultima passione è stato il rugby, che è durata un po' di più, ma diciamolo in tutta sincerità, sono state più il terzo tempo, le trasferte in giro per l'Italia, le serate il venerdì con la squadra, che gioco in sé. E ora, negli ultimi 2 anni, mi sono trasferita ben 2 volte, dall'Italia agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti all'Italia, e a fine febbraio riparto. E allora uno dice, ma scusami, cioè t'hanno invitato, mica t'hanno obbligato a parlare dell'equazione dell'equilibrio, potevi portare qualche altro argomento se non era il tuo. E invece no, perché io nasco da problem solver, come forse qualcuno di voi avrà visto sulla mia bio, ma in realtà adesso faccio la balance coach, probabilmente sono l'unica in Italia, quindi aiuto le persone a trovare il perfetto equilibrio. E questa possibilità mi è stata data proprio da un lato dalla mia preparazione in problem solving, che poi vedremo come, ma dall'altro proprio da questa mia esperienza strampalata con l'equilibrio. Perché mi sono resa conto che quando si parla di equilibrio, generalmente la nostra mente va a dei mondi ben precisi. La meditazione, un'alimentazione equilibrata, un esercizio fisico costante che porta i nostri muscoli, il nostro corpo ad essere in equilibrio. Solo che questo è solo uno dei possibili modi di trovare il proprio equilibrio. Perché ci sono persone che per trovare l'equilibrio hanno bisogno invece di cambiamento continuo. Ci sono persone che hanno bisogno di rischio continuo per trovare l'equilibrio. Allora, con gli strumenti che avevo, mi sono messa un po' a studiare questa dinamica, no? Come funziona l'equilibrio e come mai le persone hanno così difficoltà a trovarlo. Ed è nata, diciamo così, l'equazione dell'equilibrio. E quindi un'attenzione particolare a quelli che sono i fattori che, se gestiti nella maniera migliore per noi stessi, ci permettono di arrivare all'equilibrio giusto, perfetto per noi, però, non in assoluto. La seconda domanda che potrebbe sorgere spontanea è: ma perché devo cercare l'equilibrio? La risposta in questo caso è semplice. Allora, l'equilibrio è ciò che più facilmente ci può accompagnare alla felicità. Una persona equilibrata è una persona che tende più facilmente a definirsi felice. E poi perché l'equilibrio migliora le nostre performance. Cioè, senza che ce ne rendiamo conto, una persona equilibrata è più efficace al lavoro, è più efficace nella propria vita privata. Questa è la ragione per cui si cerca l'equilibrio. E per me essere equilibrati, che cosa vuol dire? Fondamentalmente vuol dire questo: andare a letto soddisfatti della giornata appena trascorsa e svegliarsi con la giusta energia, con la giusta grinta per affrontare la giornata che verrà. E allora, ora vi faccio vedere questa famosa formula, questa famosa equazione dell'equilibrio, però prima devo chiedere scusa a tutti gli ingegneri, matematici, menti scientifiche che ci sono in sala e che poi mi seguiranno su questo palco, perché credo che una mente esperta inorridirà. Che cos'è questa roba? Non è un'equazione. Ma in realtà per me l'equazione è quello che nel marketing si chiama hook. È un gancio, è un qualcosa che mi serve per agganciare la vostra attenzione su questi fattori determinanti per l'equilibrio di una persona. E allora ve la faccio vedere e ve la leggo. Il sense of fulfillment, il senso di appagamento, corrisponde al tempo suddiviso per le priorità, sommato all'otium, nell'accezione latina positiva di, diciamo, dolce far niente, poi approfondiremo, tutto questo moltiplicato per relazioni, le relazioni funzionali, le relazioni che funzionano, che vanno bene nella nostra vita. Vista così sembra complicatissima, ma ora la attraversiamo velocemente, attraversiamo tutti questi fattori per vedere se, vi posso dare qualche spunto di riflessione, no? Per vedere se riuscite in qualche modo ad agganciare qualcosa per migliorare l'equilibrio della vostra vita. Partiamo dal tempo. Se io dico tempo, voi dite non mi basta mai.
Vorrei andare in palestra, ma non ho tempo. Vorrei organizzare una cena fuori, ma non ho tempo. Lo farò quando avrò tempo. Siamo sempre ad inseguire il tempo. Solo che c'è una cosa su cui vorrei riflettere con voi rispetto al tempo. Ci avete fatto caso che nei periodi più carichi della vostra vita, quando seguivate progetti più importanti, in momenti particolarmente faticosi della propria vita personale, in realtà sono stati proprio quei momenti, i momenti migliori per andare in palestra, fare la corsettina, organizzare la cena con gli amici. Poi invece arrivano quei momenti un po' fiacchi. Io mi ricordo, per esempio, dopo gli esami all'università, in cui entri in quel bellissimo circolo vizioso del meno fai, meno faresti. Non hai niente da fare, ma arrivi a fine giornata e fai: non ho avuto tempo di andare in palestra. Ma come? C'era tutto il giorno a disposizione. Questo, scusate, avviene perché fondamentalmente funzioniamo un po', mi piace dire, funzioniamo un po' come una macchina ibrida, un'automobile ibrida. C'è bisogno di un carburante dall'esterno, un'energia che entra dall'esterno, no? Poi però la macchina ibrida cosa fa? Nel momento in cui parte e comincia a consumare quel carburante esterno, in realtà produce un certo quantitativo di energia diversa. E noi funzioniamo un po' nello stesso modo. Una volta ricaricati dall'esterno, e vedremo poi quali sono i nostri migliori carburanti, proprio mentre viaggiamo riusciamo a produrre un'energia parallela che ci permette di gestire molto meglio il nostro tempo senza che neanche ce ne rendiamo conto. Le priorità. Anche qui è bellissimo, è sempre tutto urgente. Chi lavora in un ufficio almeno 3-4 volte la settimana si sente fare la battuta: per quando va consegnato questo? Per ieri. È 30 anni che fanno la stessa identica battuta, non ride più nessuno, eppure tutte le settimane, almeno 1-2 volte, ci tocca sentirlo. Noi viviamo e lavoriamo secondo il principio di urgenza. Facciamo sempre prima quello che è urgente. E questo provoca una forte frustrazione, spesso e volentieri. Prima di tutto perché il piacere è sempre escluso dall'urgenza. Perché noi confondiamo il concetto di urgenza con il concetto di dovere. Quando invece il piacere deve essere una priorità assoluta. Perché è uno dei carburanti migliori che possiamo iniettare nella nostra auto ibrida dall'esterno. E poi perché in questo senso di urgenza che viviamo tutti i giorni, non si lascia abbastanza tempo per i progetti a medio e lungo termine, i progetti più creativi, i progetti che ci appassionano di più, che ci danno un obiettivo. E allora la miglior cosa che si può fare per far viaggiare questa auto ibrida e per avere più tempo a disposizione nella nostra percezione e riuscire ad essere più efficaci è proprio quello di inserire ogni giorno tra le nostre priorità almeno un piacere e almeno un quantitativo di tempo dedicato ai progetti a medio e lungo termine. E poi l'otium. L'otium era inteso dai latini come il tempo trascorso lontano dal negozium, quindi lontano dal lavoro. L'otium era una prerogativa dei nobili, degli intellettuali. Chi non poteva e non aveva proprio la possibilità di usufruire dell'otium, erano gli schiavi. E allora provocatoriamente vi chiedo: ma se noi non siamo in grado di ritagliarci in una giornata un quarto d'ora, mezz'ora di otium, non è che siamo schiavi di noi stessi in qualche modo? L'otium, vedete, non è un carburante potente come il piacere o potente come i progetti a lungo termine, però è altrettanto necessario ed efficace, prima di tutto perché quando oziamo, e badate bene, per ozio intendo fare niente. Cucinare non è ozio, andare in palestra non è ozio, questi possono essere dei piaceri che, come abbiamo detto prima, sono fondamentali. L'ozio è proprio prendersi 10 minuti all'inizio, poi si spera di riuscire ad aumentare, per non fare niente, assolutamente niente. E allora l'ozio ci permette prima di tutto di ricaricarci, perché non consumiamo quasi nessuna energia mentre pratichiamo l'ozio. Secondo, ci permette di dare spazio al pensiero filosofico, quel pensiero che apparentemente non serve a niente, ma che invece è il miglior allenamento per il nostro cervello, no? Che è forse la parte più importante del nostro corpo. E poi perché allo stesso tempo ci permette di entrare in quello che io chiamo circolo virtuoso della noia, cioè
Annoiandoci durante quest'ozio, si ricomincia ad apprezzare di più la produttività e quindi saremo molto più lanciati quando ripartiamo. E poi, ultimo, ma forse più importante, le relazioni. Le relazioni, le nostre relazioni, le persone che ci circondano, possono essere il peggior inibitore o la più grande spinta al nostro successo. Voi pensate a avere una soddisfazione particolarmente importante, un successo particolarmente significativo al lavoro, ma tornare a casa e avere una situazione molto faticosa col partner, con il figlio, con la mamma o quello che è. Oppure pensate a stare lì a organizzare un weekend della Madonna con la famiglia, che figata, ce ne andiamo, ci divertiamo con la spada di Damocle del lunedì, quando dovrò rivedere il mio capo e in questo momento siamo in tensione. Se le relazioni non funzionano, non ci possiamo godere i nostri successi. E allora come ci si prende cura delle relazioni in maniera strategica? Perché non vuol dire che ci devono rimanere simpatici tutti, vuol dire che vanno gestite con attenzione. Prima di tutto, facendo caso alla questione del supporto, noi abbiamo bisogno di supporto. E uno dice, ma come obbligo gli altri a darmi supporto? È facilissimo, un trucco meraviglioso. Tramite il coinvolgimento. Quindi impariamo a chiedere aiuto, un'opinione o un consiglio a chi ci circonda sulle nostre idee, sui nostri progetti, anche se non è direttamente coinvolto. Perché se noi iniziamo trascinandoci dietro chi è con noi, a un certo punto ci ritroveremo che sono loro a spingere noi in avanti verso i nostri obiettivi. Il secondo aspetto importantissimo è lo spazio. Bisogna imparare a rispettare gli spazi degli altri. E ogni spazio è fatto di diritti e di doveri. Questo per dire, non cadiamo nella trappola del multitasking. Non cadiamo nella trappola del lo faccio da solo. Lo faccio io perché sono più bravo, lo faccio io perché sono più abituato, ci metto meno a farlo da solo che a spiegarlo a te. In questa maniera stiamo invadendo lo spazio dei doveri di qualcun altro e stiamo invadendo lo spazio dei diritti nostro. Impariamo a rispettare gli spazi. E allora è in questo modo che si arriva al famoso sense of fulfillment, senso di appagamento. Il senso di appagamento è quella bellissima sensazione che si ha quando qualcosa ci viene particolarmente bene. E attenzione, non importa che sia una promozione al lavoro, un progetto che ha riscosso il successo con l'amministratore delegato, l'acquisto della casa della vita, cioè basta una ricetta che ci è venuta bene, basta un rebus che siamo finalmente riusciti a risolvere, basta la pacca sulla spalla di un collega che di solito ti guardava un po' storto. Quello è già sense of fulfillment. E il sense of fulfillment è la cosa che più si avvicina alla felicità. Noi a volte cerchiamo la felicità come se fosse un mostro sacro, no? Da raggiungere con chissà quali acrobazie. La felicità è quella che si raggiunge attraverso il sense of fulfillment quotidiano. Attenzione però, per essere funzionale alla felicità, il sense of fulfillment deve essere diffuso. È inutile essere al top della carriera e avere una situazione disastrosa a livello personale. Ed è inutile avere la famiglia del mulino bianco se non siamo soddisfatti professionalmente. Quello che dobbiamo riuscire a trovare è quella linea mediana di sense of fulfillment che sia diffusa su tutte le aree della nostra vita. E allora io da problem solver prima e da balance coach poi mi sento di lasciarvi con un semplice suggerimento usando una citazione che ho rubato e non vi dico neanche da chi. Non cercate la soluzione, cercate l'equilibrio, perché esso condurrà esattamente alla soluzione che cercate.